Fiduciosamente a questo suono lungo il quale viaggiamo sempre più in profondità nella memoria del tempo. Appoggiamo la mano alla maniglia e al 3 apriamo la porta. 1, 2, 3. Si spalanca la porta e davanti a noi un paradiso verde.
bucolica scena della natura. Un prato che come un tappeto accoglie i nostri passi, le piante dei nostri piedi nude accarezzate dai fili d'erba. Camminiamo osservando ciò che c'è intorno a noi. Alberi, fiori, un ruscello che gorgoglia dolcemente. Sono vestiti di colori, tuniche leggerissime e colorate che aprono le frequenze dei nostri corpi sottili e ci aiutano a riequilibrare le nostre emozioni. Vi sono esseri vestiti di rosso che ci ricollegano alle radici e ci agganciano fortemente alla madre terra. Esseri vestiti di rosso danzano davanti ai nostri occhi. E in mezzo a loro si uniscono creature vestite di arancione. L'arancione ci aggancia al senso della gioia, della pienezza della vita, alla capacità di godere tutto ciò che di buono e di bello l'universo ci offre. Le tuniche arancioni si mescolano a quelle rosse, mentre la danza intorno a noi prosegue con esseri vestiti di tuniche gialle. Il giallo è il colore della consapevolezza di sé, della fierezza, della dignità. Il giallo è il colore del sole che risplende nel nostro corpo e ci fa sentire fieri della nostra umanità e della nostra divinità. Il giallo, l'arancione e il rosso. Mentre altri esseri si uniscono alla danza, esseri vestiti di un meraviglioso verde smeraldo. Il verde è il colore dell'amore universale, dell'affettività, del sentirsi collegati a tutti gli esseri viventi di ogni specie e dimensione. Il verde risveglia in noi la memoria di essere amati e di amare profondamente la vita. Il verde, il giallo, l'arancione, il rosso. Mentre alla danza si uniscono altri veli indossati da altri esseri splendenti. I veli del colore blu, come il cielo al tramonto. Il blu è il colore dell'espressione, è il colore del saper dire, del saper esprimere ciò che la nostra mente crea, del canto e del suono. E mentre il blu si mescola al verde, al giallo, all'arancione e al rosso, lasciamo che un leggero canto sgorghi dalla nostra gola. Mm-hmm.
si uniscono altri esseri, le cui vesti sono color indaco. L'indaco è il colore dei viaggi interiori, la capacità di ricordare le nostre origini, la capacità di ricordare la direzione. L'indaco è il colore che ci collega al Padre Cielo, come il rosso ci aveva collegati alla Madre Terra. Lasciamoci pervadere da questo colore di cielo stellato, mentre intorno a noi sempre più esseri stanno danzando nei loro colori. L'indaco, il blu, il verde, il giallo, l'arancione e il rosso. Ed ecco che alla danza si uniscono molti bimbi, bimbi di tutti i colori e di tutte le razze, bimbi vestiti di viola. Hanno piccole tutine di veli color viola, il viola del tramonto, il viola che ci ricorda la nostra immensità, la nostra leggerezza, la nostra capacità di volare fuori dall'illusione che chiamiamo realtà. Il viola, l'indaco, il blu, il verde, il giallo, l'arancione, il rosso. Ora guardiamo questi esseri davanti a noi, guardiamoli negli occhi, osserviamo i loro occhi meravigliosi, caldi. E lasciamoci abbracciare. Prendiamo le loro mani. Entriamo nei loro abbracci che ci conducono in quinta dimensione. Che ci conducono verso una pura sorgente d'acqua. I bimbi ci prendono per mano, riempiendoci di gioia e di pace, e ci lasciamo trasportare leggermente in mezzo ai veli colorati, fino a mettere i piedi nella freschissima acqua di questa fonte. Versano dell'acqua su di noi e ci purificano dalle nostre memorie karmiche, dalle nostre aspettative, dalle nostre pesantezze, dal passato e dal futuro. E mentre l'acqua scende sul nostro capo e scivola sulle spalle, sul ventre, sulle gambe e lungo le dita delle mani, noi percepiamo il qui e ora. Entriamo nella stabilità e nella centratura, nell'eterno presente immortale. Ora veniamo accompagnati fuori dall'acqua. Mentre ci viene porto un asciugamano di tela finissima per detergere l'acqua e ci viene offerto il nostro abito del colore giusto per noi e per l'emozione che
che in questo momento dobbiamo riequilibrare. Potrà essere rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco o viola, o di qualunque altro colore o sfumatura argentea, dorata, o di tutte le tonalità della madre terra abbiamo bisogno in questo istante. Siamo totalmente liberi di accogliere il colore e la frequenza giusti per noi. Veniamo vestiti sulla riva del laghetto sacro, mentre l'acqua ancora lambisce i nostri piedi, e veniamo accolti in questa comunità di quinta dimensione, dove potremo tornare ogni volta che lo desideriamo e dove di volta in volta ci verrà offerto un nuovo abito di un nuovo colore, sempre adeguato all'emozione che in quel momento è bene per noi riequilibrare. Ora terminiamo questo primo ingresso. Avete la facoltà di ritornare allo stato di veglia o di proseguire il viaggio senza interruzioni. In entrambi i casi rimanete rilassati e sereni, ascoltando la voce e il canto. Torniamo alle immagini della quinta dimensione. Per chi non è mai uscito, semplicemente ricordiamo che siamo molto rilassati. Per chi è uscito e vuole ritornare, portiamo l'attenzione al respiro e lentamente rilassiamo il corpo e lo lasciamo riposare come uno straccio bagnato sul piano d'appoggio. Facciamo dei respiri profondi e ci prepariamo
a ritrovare l'ambiente che avevamo da un attimo lasciato. Respiriamo. 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 Fonti d'acqua calda che riempiono le vasche e fonti di acqua freschissima per le purificazioni. Gli orti e i frutteti producono in abbondanza, senza bisogno di essere manipolati, poiché la Madre Terra dona con abbondanza e con gioia a piene mani l'alimento per i suoi figli, le persone che vivono qui si amano e condividono tutto in una perfetta libertà, tutto è accessibile e utilizzabile nel rispetto e nell'amore reciproco, il cibo ha un sapore meraviglioso poiché viene cucinato con amore e consapevolezza e mangiato in maniera rituale. Continuiamo a danzare e osserviamo intorno a noi quanto tutto sia ordinato, essenziale, equilibrato e luminoso. Esiste nella danza e nella gioia quotidiana.
nella vitalità, nella salute e nel benessere costante. Ci accolgono e ci guardano con amore. Ora, come prima, possiamo concludere il nostro incontro e risalire ai livelli di oggettività con respiri profondi, oppure possiamo proseguire nel viaggio.
Ancora una volta, per il nostro terzo momento in quinta dimensione, chi era ancora rilassato riporti sempre più l'attenzione al rilassamento. Chi invece era uscito può rientrare velocemente ascoltando il canto, trovando una posizione comoda e rilassandosi col conteggio da 21 a 1 gestito autonomamente. Aie, aie. Aie, 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 aie. Aie, 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 ora immaginiamo che i nostri amici, fratelli e sorelle, nel villaggio di quinta dimensione, ci conducano salendo per la collina, che di fronte a noi cattura i raggi del sole che fanno muovere l'erba. Saliamo e camminiamo un passo dopo l'altro, salendo per la collina e lasciando che la brezza e il profumo dell'erba e degli alberi ci avvolgano, ci inebrino, entrando dalle narici e attraverso tutti i pori della nostra pelle. Saliamo per mano ai nostri fratelli e sorelle, osservando la natura rigogliosa intorno a noi, i fiori di tutti i colori, i cespugli, gli alberi, l'ondeggiare delle foglie, accarezzate dal vento. Il vento ci riconosce e ci accarezza la pelle, come prima l'acqua aveva accarezzato le dita dei nostri piedi. E mentre ad ogni passo ci agganciamo al cuore di Madre Terra, i nostri capelli si collegano al Padre Cielo e ci sentiamo beatamente immersi nella dimensione del centro. Intanto siamo quasi sulla cima della collina e camminiamo e ci muoviamo come foglie portate dal vento, quasi danzando, mentre arriviamo sulla sommità e davanti a noi si apre un pianoro di erbetta verde che accarezza dolcemente le piante dei nostri piedi. Camminiamo e la tunica colorata della quale siamo stati vestiti accarezza le nostre caviglie. Camminiamo fino a che di fronte a noi prende forma una cattedrale di luce, il Tempio delle Guarigioni. In questo luogo sacro non esistono parole, ma solo suoni. Suoni, sonorità e musiche di guarigione, catturate e ritrasmesse dai miliardi di cristalli purissimi di cui sono composte le pareti del tempio. Veniamo a
ammessi ad entrare in questo sacro luogo, poiché siamo stati purificati, rivestiti di colore e accolti nella comunità. Veniamo ammessi per poter essere completamente guariti. Entriamo dal portone di luce e all'interno osserviamo fratelli e sorelle sdraiati su cuscini di luce e altri fratelli e sorelle accanto a loro che delicatamente toccano parti del loro corpo e orientano la musica con le mani in modo da sciogliere blocchi e nodi energetici, ripulire tossine emozionali, lasciare andare ogni ingorgo, ogni dolore, ogni bruciore, ogni ferita e lacerazione del passato e del futuro. In questo luogo di luce e di musica, nulla può essere distonico. Mentre le mani del fratello o della sorella che ci accoglie e ci fa sdraiare sul cuscino lentamente accarezza la nostra aura, ripristina e ricompatta le particelle, scioglie i blocchi, riporta armonia in tutto il nostro essere. Ora chiunque di noi abbia un particolare malessere, una particolare distonia che lui solo o lei sola conosce, la identifichi e la suggerisca al fratello di guarigione perché possa essere lavorato e manipolato e perché possa essere ripristinato l'equilibrio dal quale tutti proveniamo. Portate la consapevolezza al punto del corpo che vi duole e lasciate che la musica lavori per i prossimi minuti. Thank you.
magia. Aha. Ça y est, je... Prendiamoci ancora qualche momento all'interno di questa magica creazione di musica, luce, colore, particelle solari e stellari che si uniscono nel nostro corpo, sbloccando le informazioni contenute nel nostro DNA, sbloccando e riportando in vita tutte le nostre potenzialità divine, le nostre funzioni dimenticate, restituendoci all'antico sapere e all'antica potenza della nostra stirpe. Respiriamo la musica. E lentamente ci prepariamo a lasciare questo luogo nel quale sappiamo che possiamo tornare ogni volta che lo desideriamo, poiché abbiamo una famiglia spirituale che ci accoglie e sempre ci accoglierà con amore, condivisione e gratitudine. Salutiamo tutti i nostri fratelli e sorelle. Guardiamo i loro occhi. Guardiamoli intensamente, abbracciamoli tutti. E ritorniamo sui nostri passi, dopo aver mandato loro un vigoroso pensiero di gratitudine, verso la porta verde dalla quale siamo entrati. Ritroviamo la porta, la oltrepassiamo, mentre inaliamo il profumo di menta ed eucalipto, richiudiamo la porta alle nostre spalle, ritroviamo la scala e la saliamo per tornare nella sala dei comandi del nostro corpo. Saliamo ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Siamo nella sala dei comandi. Respiriamo profondamente. Riprendiamo contatto con la nostra periferia. Muoviamo lentamente le dita delle mani e dei piedi. E quando lo desideriamo, gentilmente riapriamo gli occhi. E ritorniamo ai livelli oggettivi, sentendoci perfettamente in pace, in armonia e in perfetta forma nel nostro abitacolo.